Al momento è solo una suggestione, un'idea affascinante che potrebbe risolvere tanti problemi in aree geografiche morfologicamente difficili da raggiungere come il Gargano. Stiamo parlando dell'idea progetto del Taxi del Mare, un pallino del presidente dell'autorità di sistema portuale del mare Adriatico Meridionale, Ugo Patroni Griffi, che lo ha presentato all'assessore ai trasporti della Regione Puglia, Gianni Giannini, nel corso di una conferenza sul progetto Interreg. L'idea è quella di collegare via mare principali porti per dimensioni o per attrattiva turistica della Puglia. Chi gestisce l'autorità di sistema soffre nel vedere che le uniche isole abitate della Puglia, cioè le Tremiti, siano collegate da un'altra regione. È un motivo di grande sofferenza. Nonostante che il porto di Termoli sia un porto che faccia parte della mia ZES, della ZES Adriatica, comunque da pugliese auspicherei che le Tremiti, che sono territorio della Puglia, siano collegate anche dalla Puglia. E allora, per non duplicare le modalità di collegamento, perché poi non è che mettere un traghetto da Manfredonia economicamente non è sostenibile, in termini di miglia nautiche Termoli è sicuramente più vicino alle Tremiti, bisogna pensare a una nuova modalità di collegamento e quindi all'idea, che può essere questa, che è molto allettante, molto affascinante, molto evocativa, di questo ibrido, ma potrebbe essere anche un'idea più tradizionale, di istituire un collegamento veloce fra la porta del Gargano, il porto industriale che è la porta del Gargano, che è Manfredonia, con le località turistiche, incluse le nostre isole. Un progetto tecnologicamente avanzato con un Airfish 8, un veicolo che non è una barca, non è un aereo e non è un overcraft, però vola a pochi metri dalla superficie del mare. In poche parole, in una manciata di minuti si raggiungerebbero da Manfredonia le principali località rivierasche del Gargano, poco meno di un quarto d'ora l'arcipelago delle Tremiti.